Allora, il CIPI ha un appoggio al Centro Provinciale Istruzione Adulti, eroga la sua offerta su 11 punti di erogazione. L'offerta formativa si compone di un corso di alfabetizzazione, dislocato su tutta la Capitanata, che costa di 200 ore proprio per il conseguimento della certificazione A2, che dà la possibilità di avere il permesso di soggiorno. Oltre a tali percorsi previsti per gli stranieri, abbiamo anche la cosiddetta licenza media, un percorso di 400 ore che dà la possibilità in solo un'annualità di prendere la terza media proprio per tutti coloro che non sono riusciti a conseguire tale titolo in età adolescenziale. Poi abbiamo il nostro famoso secondo periodo didattico, che non è altro che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, ossia un ponte per il passaggio all'istituto superiore, e quindi apre le porte per quello che è il diploma finito. E questi corsi sono nati proprio per gli italiani, per offrire una seconda possibilità sulla scia di quello che era il motto del maestro Manzi: non è mai troppo tardi. Quindi soprattutto rivolti ai nostri italiani autoctoni, similmente anche agli stranieri. Allora, noi abbiamo in tutta la Capitanata 11 sede: Cerignola, Stornarella, Foggia, San Giovanni, San Severo, Manfredonia, Rodi Garganico, Bovino con i Monti Dauni, e poi abbiamo anche le sedi nel carcere, nelle case circondariali, nella casa circondariale di Foggia, di Lucera e di San Severo, dove opera anche in carcere una scuola con delle aule, dei banchi, una cattedra e dei docenti. Proprio sul territorio del Gargano quest'ambito mancava, anche perché spesso gli alunni, per raggiungere il punto di erogazione di San Severo, San Giovanni, appunto dovevano fare molti chilometri, e diciamo la sera era molto disagevole. Ecco, con questa nascita si dà uno schiaffo morale all'inciviltà, ovviamente, perché, come anche diceva prima la dirigente, senza l'istruzione c'è tanta inciviltà. Noi ovviamente abbiamo fatto sì che questo nascesse appunto per crescere e far crescere la cultura, e noi ce lo auguriamo e speriamo che questo progetto vada sempre avanti e diventa una cosa più grande, non solo per il territorio rodiano ma anche per il territorio garganico. E noi abbiamo, anche per quanto riguarda le superiori, una scuola fra virgolette serale. Con questa opportunità, dando questo primo input ai ragazzi di concludere il loro primo grado di scuola, facciamo sì che entrano nel secondo grado per poi uscire nell'ambito lavorativo più preparati. Al momento ne abbiamo una cinquantina di alunni, divisi in tre classi, una classe di primo livello e due classi di alfabetizzazione, e possono comunque accedere a quello che sono i servizi italiani, quindi per loro è una seconda opportunità, diciamo che è una strada che porta all'Italia in maniera ottimale. Al momento abbiamo pochi iscritti femminili per esigenze organizzative familiari dei beneficiari del servizio, però stanno arrivando altre richieste. Benvenuti alla nostra GPA di Rodi Garganico, siamo felici di ospitarvi per questa cerimonia inaugurale. Ringrazio la nostra dirigente, professoressa Caveloni, e grazie. Questo mondo si educa per comprensione. E la competizione è l'inizio di ogni guerra.
quando si dichiara per la cooperazione, per la solidarietà. Quel giorno si stava educando la pace. La pace.